Vediamo se riesco a segnare, ragazzi. Parte CR7. Il tiro e il palo, non ci posso credere. Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Siamo oggi, ragazzi, su PES 2016 e siamo tornati nel My Club. Ok ragazzi, come vedete già dalla schermata iniziale, siamo in divisione 7. Quindi ragazzi, oggi faremo le due prime partite della divisione 7, che come vedete ci vogliono 11 punti per salvarsi e 14 per essere promossi. Quindi inizia a diventare un po' più difficile. Ragazzi, andiamo subito a vedere chi sarà il mio primo avversario del giorno. Ok ragazzi, eccoci qui. Allora, il nostro avversario ha una formazione 1-2-3-5, quindi tutti attaccanti praticamente. Come vedete, Padel in porta, De Rossi e Toloi dietro, poi Pogba, Casemiro, Maxwell, e in avanti c'ha Domi, Nani, non si capisce perché i nomi sono uno attaccato all'altro. Vedo Kone, Nani, quindi ragazzi, una formazione comunque di tutto rispetto, dobbiamo fare attenzione. Quindi andiamo direttamente a vedere come va questa prima partita. Eccoci. Siamo qui quasi giunti, ragazzi, si pronuncia una partita ricca di gol, visto che c'ha 5 attaccanti. Attenzione qui. Molto bravo, subito. Guardate il numero di Cristiano Ronaldo. Lewandowski dentro, attenzione qua, la palla che non viene presa. Ma Lewandowski, ragazzi, che caro armato, ragazzi. Lewandowski, attenzione qua. Ancora Ronaldo, il tiro fuori. CR7, vicinissimo al gol. Dentro verso CR7. Il pallone è lungo, ma CR7, il palo fuori. Non ci posso credere, ragazzi, non ci posso credere. Pereira, bellissimo lo scatto dentro. Qua il cross dentro, non ci arriva Cristiano Ronaldo, che ha visto lo scatto di CR7. CR7, no, anticipato, ragazzi. CR7, al momento del tiro ero già pronto a fare il tiro a giro. Pallone messo dentro Lewandowski, parata facile per Padelli. Pallone dentro, colpo di testa facile per gli altri. Ancora il pallone per Pereira, anticipato, la palla che rimane lì. Perché? Che cosa ho fatto? Ah, era fuori gioco, ragazzi. Fuori gioco. Pensavo avesse fischiato fallo, ragazzi. Stava già salendo il nazismo. Vediamo se riesco a segnare, ragazzi. Parte CR7. Il tiro e il palo. Non ci posso credere. Il palo, ragazzi. La traversa mi ha detto di nuovo di no. E finisce così il primo tempo, ragazzi. Vedete, se tiri da parte mia è uno solo da parte dell'avversario. Attenzione qua, palla ancora sua. Qui devo uscire. È incredibile errore. Poi spaziamo via la palla, ragazzi, stiamo rischiando. Leali è uscito malissimo. Ma perché? Io dico, perché non riescono a fare un cazzo? Attenzione qua, CR7 si gira. Il tiro, il miracolo di Padelli su CR7. Qua Godin che... No ragazzi, non ci posso... No, 1-0 per lui. Ragazzi, Godin ha fatto una cazzata. Non ci posso credere, ragazzi. Sempre gli stessi poi. Mo anticipano sempre. Ma vaffanculo. Ora qui Cristiano Ronaldo. Se ne va Cristiano Ronaldo dentro. Per Lewandowski solo il gol, il pareggio. Subito al pareggio, non si molla mai un cazzo. Uno pari. Lewandowski, CR7, bellissima azione verso Lewandowski. Lewandowski, è solo Lewandowski. Il tiro, palo, ragazzi, è sfigato. Va bene, ma se è sfiga. Terzo palo, vaffanculo. Attenzione qua, palla dentro per CR7. Abbiamo visto lo scatto ancora di Robert Lewandowski, è solo, è fuori. Ma che cazzo devo fare per farvi segnare? Pallone per lui, CR7 al tiro, il gol di CR7 finalmente, la mettiamo a nostro favore con CR7, è lui il Super Saiyan, CR7, 2-1 per noi, giusto così ragazzi, giusto così. Qua fermiamo tutto, ma ancora palla sua e finisce qui ragazzi la partita al cardiopalma, ma meritatissima vittoria per 2-1. Ok ragazzi, eccoci qui contro il nostro secondo avversario. Ha una buonissima formazione, vedete, Tevez, Roberto Baggio, Gervinho e Bale. Poi Roque e Pinar a centrocampo. Poi avrà Vermeer, Nielsen, Lam e Trapp in porta. Quindi ragazzi, un avversario di tutto rispetto.
Andiamo subito quindi a questa seconda partita del giorno. Eccoci giunti ragazzi a questa seconda partita. Speriamo di incanalare altri 3 punti. Speriamo. All'indietro, attenzione qui che ci stiamo complicando la vita. Erroraccio. Bravissimo qua Mascherano ragazzi nel recupero. Ma mi ero complicato la vita, non riuscivo neanche più a parlare. Che prova il cross dentro. Anticipato Gervinho. Qua sbaglia tutto ragazzi, ha sbagliato tutto De Jong, ma porca puttana. Ogni volta è così ragazzi. 1-0, dobbiamo recuperare. Bale dentro ancora. Pallone suo, fuori. Ancora pallone dentro. Verso Sturaro, il tiro, il gol, il pareggio. Raggiungiamo il pareggio. Sturaro, 1-1. Abbiamo rimesso in piedi questa partita ragazzi. Pallone ancora pro nostra, Sturaro, ancora Sturaro. Vada dentro, Lewandowski, 2-1. E andiamo avanti ragazzi, 2-1 per noi, Robert Lewandowski. Abbiamo rimesso in piedi e ribaltato anche questa partita. Attenzione, pallone dentro, ancora Sturaro, che ha rubato palla, Sturaro, il gol. Immediato, 3-1. Ha sbagliato, gli abbiamo rubato palla e abbiamo segnato doppietta di Sturaro. 3-1 per noi. E finisce qui ragazzi il primo tempo. Abbiamo ribaltato la partita portandoci sul 3-1. Ora devo cercare di mantenere il risultato nel secondo tempo. Queste sono le statistiche, 2 tiri lui e 4 io. CR7, ha messo lo scatto dentro di Robert Lewandowski. Lewandowski, il gol. 4-1, Robert Lewandowski. Di prepotenza. La mette dentro e siamo 4-1. Goleada. Siamo qua a parte con Roby Baggio sulla linea. Ragazzi, esordio per Mattia De Ciglio. L'ho trovato grazie agli osservatori. L'ho fatto allenare un po'. Questa è la prima partita. Rimpalli vari. Qua ancora Robert Lewandowski. Fuori di pochissimo. Per Sturaro, stanchissimo. Sturaro dentro. Rimane lì la palla. De Jong. Era una bomba, non era un tiro ragazzi, davanti alla porta, era quasi fatto il 5-1. Pallone dentro, 1-2 bellissimo, Robert Lewandowski, ancora il miracolo del suo portiere, trap. E allora qui, pallone che rimane a noi, il tiro, il palo, e poi pallone che esce fuori, vicinissimi al 5-1. E qua, fermiamo tutto, ma poi la palla che rimane lì, c'è il palo anche da parte sua. E anticipiamo di un soffio Gervinho. Un palo a testa. CR7. CR7. Il gol ragazzi. Portiere da una parte, pallone dall'altra. Mamma mia ragazzi, CR7 dal nulla. Non pensavo che potesse segnare CR7. Invece grandissimo gol. 5-1 per noi. CR7. Pallonetto, passaggio alto. Colpo di testa, rimpallato ragazzi ormai. Mamma mia ragazzi, CR7, ancora Lewandowski, ho provato il cross, nulla da fare. Finisce la partita ragazzi, partita dominata, 5-1 per noi. Si era messa male all'inizio, a quella abbiamo ribaltata. Ecco qui ragazzi, 11 tiri noi e solo 5 il nostro avversario, quindi altri 3 punti incanalati. Ok ragazzi, ecco, questo qua è il grafico, quindi prime 2 partite, prime 2 vittorie, subito 6 punti nella divisione 7. Dobbiamo farne ancora 5 per salvarci, quindi la strada è ancora lunga. E come avete visto anche oggi, gli avversari sono sempre forti e temibili, e spesso le partite si possono mettere male, quindi c'è da fare attenzione. Però ragazzi, è stupendo ovviamente tutto questo, spero che a voi piaccia. Quindi ragazzi, se è così, lasciate, mi raccomando, un like, commentate se volete dire qualcosa, sempre per supportarmi ragazzi, quindi sia lasciare like che commentare per supportarmi. Poi ragazzi, condividete il video, se non avete fatto iscrivetevi al canale, suggerite ai vostri amici come vi dico sempre. E come vi dico sempre, sotto qui in descrizione trovate tutti i miei contatti social, network, quindi andate a iscrivervi anche lì. Facebook, Twitter, Instagram, e da pochissimo tempo anche Telegram e Snapchat. Ok ragazzi, qui da Angelo 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao gamers!